A 17 anni ho seguito una preparazione di bodybuilding e le lezioni che ho imparato durante questa preparazione veramente me le porterò avanti per tutto il resto della mia vita. Io sono Marini Loggi, è una società di comunicazione e a 17 anni tuttora comunque mi piaceva allenarmi e ho deciso così un giorno di iniziare una preparazione di bodybuilding perché comunque mi sarebbe piaciuto gareggiare un giorno. Il mio obiettivo era quello di gareggiare perché avevo diversi traumi e avevo bisogno di avere la conferma che il mio corpo meritasse una vittoria, diciamo così. Però comunque questa preparazione mi ha insegnato un sacco di cose veramente life changing. Allora, per prima cosa, se tu vuoi raggiungere un obiettivo, quindi se da A tu vuoi arrivare a B, la strada da seguire è questa. Ma non lo so, avevo 17 anni, lavoravo, tutti i soldi che avevo messo da parte li utilizzavo per seguire questa preparazione. Considerate che tra integratori, scheda del personal trainer, allenamento in palestra, quindi sala pesi, uscivano veramente tantissimi soldi. Cioè, ho usato tutti i soldi che avevo da parte, ho dovuto addirittura chiedere dei soldi miei perché non mi bastavano. E secondo me anche l'impegno economico mi ha aiutato a raggiungere più facilmente il mio obiettivo, perché dicevo, tutti questi soldi non voglio che vengano buttati, quindi Marinella, mettiti lì e fai le cose che ti sono state indicate. La seconda cosa è legata abbastanza anche alla prima, ovvero se hai una persona che ti dice guarda, questa è la strada da seguire, devi farlo in questo modo, tu devi fare in questo modo, non è che esiste il ma devo studiare, no, non esiste, ma devo lavorare, no, non esiste. Io facevo la cameriera, di conseguenza avevo anche tantissimi sfizi, ero circondata da cose che veramente mi morivo dalla fame, voglia di mangiare quelle cose, però sapevo che se una persona che aveva già portato altre persone all'obiettivo che volevo raggiungere io avrei dovuto fare le stesse cose che aveva già indicato di fare agli altri. Chiaramente ci può stare lo sgarro, si chiamava ai tempi, il cheat meal, ci può stare ogni tanto, però non deve essere la regolarità, perché a quel punto scegli una strada diversa, perché se tu da A vuoi arrivare a C devi passare per B, non esiste, cioè il percorso è B. Se un professionista, una persona che fa sta cosa di mestiere, ti dice B si va da questa parte, si fa in questo modo, non è che tu dici ma non esiste ma. L'EMA non ti porta da nessuna parte, neanch'io avevo mille problemi, cioè avevo 17 anni, non avevo soldi, lavoravo come cameriera, cioè ero ancora una studentessa, quindi anche lì mi ricordo a merenda mi mangiavo gallette con l'albume a merenda a scuola, immaginatevi la gente scandalizzata dalla mia merenda, bevevo 1,5 litri soltanto mentre ero a scuola, arrivavo più o meno a 3 litri, sicuramente a volte anche 5, la gente ovviamente tutta scandalizzata, e qua arriviamo alla terza cosa che ho imparato, ovvero fregartene dell'opinione altrui. Allora, mi ha aiutato tantissimo il fatto di essere seguita da un qualcuno che mi diceva guarda Marina, la strada è questa, ma allo stesso tempo comunque il bodybuilding mi ha aiutato anche ad essere molto sicura di me e del mio corpo, perché chiaramente arrivi a una condizione fisica che è oltre l'umano, secondo me è una condizione fisica veramente disumana, infatti è richiesto tanto tanto sacrificio per arrivare lì, però allo stesso tempo nonostante la gente veramente commentasse qualsiasi cosa, cioè soprattutto le cose che mangiavo venivano commentate, appena aprivo le gallette che puzza di merda, però comunque io sapevo che se voglio arrivare da A C il percorso era B, avevo il mio obiettivo chiaro, quindi volevo andare di qua e io di là dovevo andare. Le persone cosa mi dicevano? Fatti loro, io volevo andare avanti. Un'altra cosa che ha fatto la differenza ovviamente è la costanza, perché quando inizi un nuovo percorso dici ok, questo è il percorso, andiamo al primo mese gasatissima, secondo mese difficile, terzo mese mamma mia difficilissimo, quarto continuava a diventare sempre più difficile andare avanti. Ma cosa mi teneva con la motivazione alta? Il fatto di vedere dei piccoli risultati, delle piccole soddisfazioni che possiamo definire anche momentanee, ma che mi aiutavano ad andare avanti. E qui mi collego anche al fatto di devi riuscire ad accorgerti dei piccoli passi che stai facendo in avanti. Perché nel caso del bodybuilding si trattava di vedere una striatura in più sulla spalla,
un quadrotto in più sugli addominali, piccole cose, ma sulle quali mi attaccavo per riuscire a raggiungere il prossimo obiettivo. Chiaramente l'obiettivo era sempre più alto, quando si tratta di sfidare te stesso vuoi sempre ottenere il massimo, e qua mi ricollego all'altra cosa che ha fatto la differenza, ovvero il sacrificio. Penso che sia la parola giusta per descriverla, perché secondo me si tratta di sacrificio. Per quanto ti piaccia quello che fai, però comunque essere a pranzo con altre persone e mentre gli altri si mangiano un risotto tu ti mangi gallette albume, mentre gli altri si mangiano la pizza tu sei con la mente focalizzata e ti mangi il tuo risotto con la paprika perché è l'unica cosa che gli può dare del sapore. È difficile, però dici ok, io mi sto sacrificando adesso perché so che se faccio questo io arriverò qua. E poi tutto questo chiaramente lo utilizzo anche oggi nel lavoro, perché secondo me è un'analogia perfetta. Un'altra cosa, le persone che ti circondano ti possono aiutare oppure mettere i bastoni tra le ruote. Io per fortuna in quel periodo comunque conoscevo delle persone con la mia stessa passione e riuscivano a sopportarmi, perché in quel periodo ovviamente compagni di scuola soprattutto mi dicevano oddio Maria, che schifo, che puzza, che odore di merda, ma mangiati una pizza, mangiati... Era estremamente difficile, e il fatto di sapere che avevo delle altre persone accanto che stavano affrontando le stesse sfide che facevo io e che le stavano superando magari anche meglio di me, dicevo ok Marinella, sì, loro hanno ragione, però tu vuoi arrivare lì, quindi ignora quello e fai come ti dicono anche i tuoi amici, fai come dicono le persone che stai frequentando e mira lì, vai lì che tu devi andare lì. Poi l'ultima cosa, che è stata anche la cosa che mi ha fatto diciamo smettere di seguire la preparazione, è che devi sempre mettere tutto sul lago della bilancia, ovvero fare una preparazione da bodybuilding è costosissima. Considerate che solo la preparazione costa sui 2.000 euro, quindi solo il fatto di avere dieta e allenamento costa sui 2.000 euro, poi se vuoi gareggiare il bikini costa sui 300, tutta la gara costa altri 300, tutti gli integratori, considerate, spendevo sui 200 euro ogni 3 mesi. Io ero semplicemente una cameriera, studiavo, però facevo la cameriera venerdì al sabato, domenica non è che non avevo così tanti soldi, e quando ho scoperto quanto guadagnava una persona che vinceva una preparazione da bodybuilding, lì ho detto cioè io davvero sto facendo tutto questo per questo? Cioè ho scoperto che le persone che facevano bodybuilding in realtà vivevano di personal training, se si dice così, piuttosto che facevano l'istruttore in palestra, o comunque avevano un'altra attività. Cioè il bodybuilding non era la cosa che li manteneva in vita, perché tra l'altro non è considerata neanche uno sport, non si va alle olimpiadi, non si fa niente. Quindi ho detto ok, arrivare lì comunque non mi fa guadagnare niente, a meno che non abbia delle collaborazioni o cose del genere, quindi non è necessario che io faccia tutto questo sacrificio per arrivare qui, quindi mi sa che faccio un passo indietro e sto qua e cerco di avere più energie però per fare cose che effettivamente mi possono portare da mangiare, da vivere. Insomma, chiaramente fare una preparazione di bodybuilding è stato un investimento che mi ha lasciato delle lezioni che veramente penso che siano impagabili. Probabilmente l'avrei imparato facendo tante altre cazzate che mi sarebbero costate molto di più, quindi comunque sono super orgogliosa di aver fatto una preparazione di questo tipo e soprattutto di aver portato il mio corpo a quella condizione che ero quasi riconoscibile per me stessa. Cioè veramente arrivi a un fisico che secondo me è qualcosa di straordinario. Non dico che consiglio a qualcun altro di fare una cosa del genere, perché è veramente tanto faticoso e se tornassi indietro non lo farei in maniera così sfegatata, però sicuramente fare uno sport ti aiuta in qualche modo a capire tutto quello che mi ho insegnato io in questo video. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero che capiate come applicare quello che vi ho detto in questo video anche in altri parametri della vostra vita. Grazie ancora per l'attenzione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video.